Siamo con Rosario Ianni, tecnico in seconda della San Michele, abilitato da poco mi pare, giusto Rosario? Sì. Ma Rosario, allora una buona partita oggi mi pare da parte della tua squadra. Sì, appunto in settimana venivamo da una buona prestazione con un brutto risultato fuori casa a Reggio con il Borgo e oggi ci siamo riscattati molto bene. Possiamo dire che tranne qualche piccola sbavatura abbiamo avuto la partita in mano sin dai primi minuti. Ci manca un po' di cattiveria sotto porta, la dobbiamo curare, perché appunto gli episodi sotto porta parlano chiaro. Abbiamo avuto un paio che... Sì, sicuramente, sì, nel secondo tempo sicuramente si poteva fare effettivamente qualche gol in più, però brava pure la difesa avversaria. Come l'hai visto il San Roberto? È una squadra molto compatta, con degli elementi di valore che hanno sempre giocato in questa categoria. Vedi pure l'espulsione di Maguto, di Palazzo, che è uno che ha sempre giocato nella categoria. Sapevamo che non veniva qua per una passeggiata, questo senza dubbio. L'abbiamo preparata e gli facciamo i complimenti perché non avranno problemi ad affrontare nessuna squadra in questo campionato. E noi l'abbiamo presa dall'inizio col piglio giusto e si è vista in campo. Complimenti ai ragazzi perché stanno mettendo in atto per quello che stiamo lavorando, il concetto che stiamo lavorando, che è quello di compattezza di squadra sin da subito. Siamo con Sebastiano Fortugno, del tecnico del San Roberto. Mister, intanto complimenti per la prestazione della sua squadra. Anche se viene da una sconfitta, un commento a caldo. Un commento a caldo, diciamo che i primi 30 minuti credo che siano stati abbastanza equilibrati. Abbiamo giocato finché non c'è stata quell'invenzione, ora non ricordo di chi. Ahmed, sì. Un bel gol, ragazzo, sì. Un bel tiro da fuori aria. Quindi purtroppo non ci poteva fare niente nel portiere. Dopodiché il secondo tempo giocare in 10 sotto di un gol è dura. Abbiamo cercato di, insomma, qualche cambio, qualche cosa, abbiamo cercato di rimetterla a sesto la partita e poi abbiamo preso quel gol, fotocopia del primo, un altro gran tiro che è a Palombella che ci sono sotto la traversa. Credo che, insomma, i ragazzi più di questo non potevo chiedere.